un'ancora di salvezza, una mano tesa per far fronte all'emergenza. Il centro Ascolta Antiusura di Lecce nasce con questo obiettivo, aiutare le persone in difficoltà economiche, suggerendo vie d'uscita, soprattutto allontanando lo spettro del prestito usurario, che purtroppo sempre più spesso sembra essere l'unico modo per andare avanti. Se ne è discusso a Lecce nell'ambito di un apposito incontro organizzato con gli studenti dell'Enrico Fermi. Un messaggio chiaro e forte è stato lanciato ai più giovani presenti in platea. Se prima l'usura colpiva piccoli imprenditori e piccoli commercianti, adesso con la crisi e con l'aumento delle nuove povertà il fenomeno tocca anche le famiglie. Un dramma questo sempre più diffuso e sempre più difficile da fronteggiare. La nostra fondazione si compone di 9 elementi, ognuno dei quali ha una sua tipologia professionistica, e cioè c'è il magistrato, c'è l'avvocato, c'è il notaio, c'è il bancario, e c'è il sociologo, la psicologa, e quindi in modo da poter venire incontro a tutte quelle che sono le esigenze pratiche delle persone che ci visitano. Il nostro compito è quello anzitutto di offrire una consulenza multidisciplinare, come dicevo, ma anche una forma di mediazione bancaria, nel senso che sostanzialmente noi raggruppiamo i vari titoli di debito che loro presentano, magari accumulati in varie epoche, e poi li condensiamo in modo che possano, con un solo reddito e con un solo debito, affrontare mensilmente questo disagio fino alla conclusione del debito. All'incontro hanno preso parte, fra gli altri, il vicequestore Sandra Meo, la dirigente dell'area per l'ordine e la sicurezza pubblica Daniela Lupo e la vicepresidente della Regione Puglia Loredana Capone. Ci vuole un impegno corale da parte delle istituzioni, da parte delle imprese, per investire di più. È uno Stato che punti anche a ridurre un po' le tasse che gravano sulle imprese. Dall'altra parte ci vuole un impegno anche di cittadinanza attiva, sapere che non ci si può fidare sempre di quello che appare un compagno, un amico, mentre ti sta prestando del denaro per farti uscire da un periodo di difficoltà, perché quello può essere appunto un usuraio.